Sono partito dalla Finlandia perché in Italia non avevo la possibilità, non avendo un grande passato calciatore, di poter allenare in maniera professionistica. Poi ho allenato il settore giovanile in Finlandia, ho fatto la Serie A finlandese, poi ho conosciuto Marco Rossi e mi ha dato l'opportunità di far parte del staff l'ultima stagione all'Honved, l'anno che abbiamo vinto il titolo. Poi siamo andati al Dazi insieme, mi ha portato con lui e poi in nazionale nel 2018 abbiamo iniziato questa avventura insieme. Adesso, poco prima dell'Europeo, ho avuto l'opportunità di venire in una squadra come l'MTK Budapest storica e mi hanno convinto e così è iniziata la mia avventura. Adesso sono a Firenze perché sto finendo il master di Coverciano, sarò la prossima stagione uno dei più giovani, nei cinque allenatori più giovani in Europa in Serie A. Guarda, sugli striscioni mi ha fatto molto piacere questo perché comunque è una riconoscenza per il lavoro svolto e per il rispetto che ho sempre avuto per i tifosi ungheresi e per la nazionale e per la nazione. E quindi mi ha sorpreso, però mi ha fatto veramente felice, anche perché non esserci lì all'Europeo, ci sono stato con lo striscione, diciamo. Non ero alla partita perché comunque avevo allenamento con la mia nuova squadra e mi ha fatto molto piacere per Marco questo risultato, ma per tutta la squadra, per i ragazzi. È bellissimo, è stata una cosa bellissima per tutta la nazione, perché essere in un girone così e fare questo risultato è qualcosa di straordinario. Sono veramente felice per tutti. Spero che possano fare anche un miracolo alla Germania. È difficile, ma bisogna crederci. Sì, Szoboszlai sì, è fortissimo. Fortissimo, destro, sinistro, calcio da fermo, in movimento. È forte, è il più forte talento ungherese, questo sì. Adesso non ci sentiamo perché sono molto impegnato, però ci sentiamo spesso. Dominic è motivato, mi è dispiaciuto. Ecco, l'ho sentito quando non era nella lista. Mi dispiaceva, ci ho parlato un po', era molto giù. Però gli ho detto: guarda, sei giovane, ci saranno tanti altri europei, tanto altri mondiali che potrei fare. Però è stata una brutta botta per lui. Ma te È il aspettavi miglior un'Ungheria così calciatore. efficace davanti anche senza di lui? Perché Sarri sta facendo un grande europeo fino a questo momento. Ma Szalai, voi non lo conoscete magari bene, ma magari lo conoscete, però non così bene come me. Vi dico che non è a livello di Szoboszlai, ma siamo lì, eh. E ha un bel valore anche a livello economico. Se una società vuole prenderlo, il Friburgo non chiede pochi soldi. Però era già forte quando era all'Apoel. Ok, è stato a Palermo, però poi andò all'Apoel ed era già forte e il Friburgo ha fatto il colpo andando a stare lì. Io penso che una società italiana media, medio-bassa Serie A debba puntare su questi campionati che sono non di primo livello, ma prendere giocatori forti. Però a volte ci sono delle logiche nei trasferimenti un po' diverse rispetto a quelle che valutano il calciatore. Invece sono andato lì, per esempio, nella società dove sono adesso, mi hanno dato carta bianca anche sul mercato, cioè se io non posso dare il veto sui trasferimenti, cioè se uno non mi piace non lo prendiamo, se non mi piace lo prendiamo. Ma credo che sia un paese aperto anche a persone che vengono da fuori, voglia di migliorarsi, cioè c'è una cultura calcistica e non molto diversa dalla nostra. Potremmo imparare su molte cose. Possiamo esportare il nostro lavoro sotto l'aspetto calcistico, però da un punto di vista umano dovremmo anche imparare dagli altri, perché ci sono nazioni che secondo me sotto l'aspetto sociale hanno una marcia in più. È un'apertura mentale superiore alla nostra.